Quali pericoli per se stessi e per gli altri sono legati al fenomeno della caccia? È un fenomeno che viene sottovalutato? Ne parliamo nei prossimi minuti. Questo video fa parte di una playlist. All'inizio troverai chi siamo e negli altri video troverai altri punti sui quali, a nostro avviso, è stata fatta disinformazione. Siamo al punto della sicurezza e già qui, tra l'altro, io me lo ricordo, c'è un altro punto sulla divulgazione che dirò subito dopo aver ascoltato le parole di Giacomo. Altra argomentazione, per esempio, contro la caccia, che viene molto spesso citata, che almeno per me è abbastanza marginale, ed è quello della sicurezza. Si parla molto spesso degli incidenti dovuti alla caccia, che ci sono presenti, ma a livello numerico non mi sembra un fenomeno così tanto rilevante. Ogni anno muore qualche persona a causa della caccia. Molto spesso si tratta di cacciatori, molto spesso si tratta di incidenti tra cacciatori o cacciatori che si sparano da soli. D'altro canto, ci sono di solito qualche decina di feriti legati in qualche modo alla caccia. Certo, è un problema, è una cosa che bisogna ridurre, confrontato con altre attività umane, anche ludiche, penso per esempio al ciclismo, ma davvero anche altri sport, il numero di morti o di feriti è comunque in ordine di grandezza uguali, se non maggiori, per cui non penso che questa sia l'argomentazione più forte, ecco, contro la caccia che si possa tirare fuori, almeno su di me non fa presa, poi parliamone se volete. C'è poi un Io dico una cosa, poi appunto so che hai qualcosa da dire dal punto di vista filosofico. Per esempio, qua io sono andato a controllare nella stagione di caccia 2020-2021, ci sono stati, l'avevo guardato prima, comunque parliamo di 60-70 feriti e 18 morti, quindi non sono qualcuno. E poi questo qualcuno in realtà, cioè il punto è, sì, è vero che sono attività più pericolose, ricordiamo, cioè la causa di morte principale, la seconda è gli incidenti in casa, ma non è questo il punto, c'è cioè un punto di vista filosofico per cui anche questo aspetto non può e non deve essere liquidato così, come se fosse nulla di che. Sì, esatto. Io ci terrei a dire che non conta solamente quante persone muoiono, ma come mai queste persone sono morte. E nell'ottica comunque anticaccia o dell'inutilità della caccia, se non del danno che la caccia può provocare in Italia, credo che sia da molte persone e anche da noi non accettabile che persone muoiano o vengano ferite a scopo della caccia. Sicuramente ci sono più incidenti stradali che incidenti di caccia, ma noi in quanto società abbiamo accettato che non ci sono altri modi per svolgere attività quotidiane senza l'uso dell'auto, o comunque molte delle attività quotidiane senza l'uso dell'auto, mentre invece ci troviamo in una società che potrebbe andare tranquillamente avanti senza caccia e in cui queste morti umane sono inutili. Ok, due punti rapidissimi. Il primo è che non sono particolarmente favorevole alla circolazione delle armi in generale e che dei privati possano andare in giro armati. Non mi importa se ci sono altre ragioni per cui possono farlo, sicuramente la caccia è una di queste, quindi io non sono favorevole al fatto appunto che girino armati. L'altro discorso è che gli incidenti appunto molto spesso coinvolgono, appunto, come hai detto tu, cifre più elevate e anche sono danni non soltanto ad altre persone, anche persone non coinvolte nella caccia, anche se, appunto, come ha detto bene lui, la maggioranza degli incidenti tra cacciatori, ma soprattutto ci sono incidenti ad auto, case e anche animali domestici. E come ha detto bene Ele, il problema non è tanto sui numeri. Quando un lupo aggredisce una persona, non fa scandalo il fatto che il lupo. Fa scandalo il fatto che il lupo ha aggredito la persona, non che ci sono tantissimi morti da lupo in Italia, per dire. Cioè, quello che conta non è tanto la statistica, non applichiamo quasi mai il ragionamento statistico come un ragionamento convincente quando parliamo di conflitti con la fauna selvatica, soprattutto in termini grandi e carnivori, perché c'è anche un aspetto sociologico che è stato ben analizzato, che qui non abbiamo tempo di analizzare, che guarda il fatto che quando capita una morte noi dobbiamo cercare di fornire una cornice di senso a questo evento negativo, che ovviamente, come ha detto lei, nel caso dell'auto, la cornice di senso c'è, l'auto serve per definire noi come società moderna perché ha delle funzioni pratiche che attualmente sono indispensabili, la caccia invece è qualcosa che sta diventando di minoranza e che può essere compresa soltanto in una visione che in realtà una parte minoritaria della popolazione trova convincente e rilevante. Tra l'altro una nota al volo prima di, ormai a questo punto abbiamo esaurito e stiamo entrando nel vivo, infatti i prossimi interventi di Giacomo saranno più lunghi, partiamo da cose più come si vede già dall'anteprima, in Italia il numero di armi legali è 1.200.000, abbiamo visto prima che sono più di 700.000 cacciatori, vuol dire che molto più della metà delle armi in circolazione sono legate a una licenza di caccia, cioè per pura logica, quindi vuol dire comunque il fenomeno è ben collegato, insomma. Quindi iniziamo appunto a entrare nel vivo di questa playlist. Noi ovviamente stiamo, è evidente a chiunque guarda i video tutti in fila, stiamo facendo tutto il video insieme, l'abbiamo suddiviso per praticità in tanti piccoli video, è un po' che non lo ricordo, se chi, c'è chi, se c'è, fosse qualcuno che volesse capire chi siamo e perché ne stiamo parlando, c'è il primo video della playlist che lo spiega, quindi passiamo a trattare il tema economico.
Facciamo divulgazione da quasi 12 anni, ma non ci siamo mai impegnati seriamente su questa piattaforma. Questo è il nostro primo lavoro organico qui su YouTube. Grazie per aver guardato questo video. Se sei d'accordo, metti un like e condividi. Se non sei d'accordo, assicurati che magari l'argomento che vuoi farci notare non sia stato trattato nel resto della playlist. E poi ricordati di essere educato, di attaccare le idee e non le persone. Questo anche se sei d'accordo con noi. In descrizione e nel primo commento troverai il link alla playlist completa e al sito dove facciamo divulgazione, dove potrai approfondire questo ed altri argomenti. Ciao e grazie di nuovo per aver guardato.